Buongiorno a tutti, sono Arturo Cuomo, dirigo la struttura complessa di anestesia, rianimazione e terapia del dolore all'Istituto dei Tumori di Napoli, Fondazione Pascale. L'adesione di altre società scientifiche esprime in maniera compiuta il carattere interdisciplinare della presa in carico del paziente affetto da dolore cronico non oncologico, specialmente allorquando la patologia dolorosa assume aspetti invalidanti, il che avviene in circa 1 milione di pazienti in Italia. Indubbiamente questa convergenza da parte di tante società scientifiche sui contenuti del manifesto proposto dalla SIARTI evidentemente non può che rafforzarne il valore. Qual è l'intenzione della SIARTI a riguardo della diffusione del manifesto? Beh, è duplice. Da un lato, sensibilizzare a tutti i livelli le istituzioni sanitarie affinché siano resi pienamente operativi e funzionanti i centri italiani di terapia del dolore per assicurare il diffuso, omogeneo e corretto percorso di cura al paziente affetto da dolore cronico non oncologico. Dall'altro, consentire la massima diffusione mediatica del manifesto, perché la legge 38, che sancisce il diritto alla cura del dolore, è rivolta ai cittadini. Badate che nel testo della legge 38 non vengono mai citati i pazienti, ma sempre e solo i cittadini, eppure paradossalmente proprio i cittadini italiani, nella quasi totalità dei casi, ne ignorano l'esistenza.